Allora, attualmente nel mondo non c'è nulla di nuovo, tranne un farmaco che sta in terza fase negli Stati Uniti per l'endometriosi, ma è, diciamo, un prodotto similare a tanti altri che noi già abbiamo in commercio e che sono gli analoghi del GnRH, cioè sono quei farmaci che una volta presi ci inducono una menopausa temporanea di 1 mese, di 3 mesi, a seconda del dosaggio che viene fatto. Quindi attualmente, come veramente terapie nuove, non ci sono novità. Stiamo lavorando, per quanto ci riguarda come gruppo, sull'importantissimo progetto della ricerca, del progetto, scusate, genomico, cioè andare alla base della malattia, cioè quale è il primo momento e quali sono i promotori di questo momento, che è il momento in cui le cellule dell'endometrio escono, vanno fuori posto, ma soprattutto sopravvivono, riescono a riprodursi, a modificarsi, a proliferare e a formare la malattia clinica. È un compito veramente difficile. Non lo dico per piaggeria, lo dico perché tutto il mondo scientifico si sta arrampicando per cercare di trovare una soluzione definitiva a questo problema. Pensiamo di essere su una buona strada. Il vostro aiuto che ci date con il 5 per 1000, con le donazioni, è fondamentale. Non abbiamo tantissimi fondi, ma stiamo facendo veramente i salti mortali per cercare di portare la ricerca su un binario fertile che possa nel futuro, nell'immediato futuro, mi auguro, creare un'alternativa terapeutica non chirurgica per questa malattia. Questo sarebbe un evento eccezionale e a questo siamo dedicati, oltre ovviamente agli altri progetti, il progetto clinico per capire sempre meglio la malattia, del quale quest'anno abbiamo già fatto due pubblicazioni, una è uscita a gennaio e l'altra è in corso di validazione peer review, uscirà quindi fra qualche settimana e stiamo andando avanti su questo. E in più, per quanto riguarda il processo nutrizionale, oltre al libro che ho qui con me, diciamo, stiamo cercando sempre nuove sostanze, nuovi affinamenti dell'alimentazione per ridurre i sintomi e il disagio che questa malattia comporta.